leggenda narra che l'edificio fosse una locanda che offriva ospitalità ai viaggiatori. Per un certo periodo fu gestita da una famiglia che rapinava quelli più facoltosi tramite un passaggio segreto attraverso il quale si raggiungeva una delle stanze. Se qualcuno degli altri ospiti si svegliava a seguito dei rumori del furto, veniva accoltellato o soffocato con una corda. I cadaveri venivano sepolti in una specie di fossa comune sul retro della locanda. La famiglia venne scoperta ed arrestata. I suoi componenti furono tutti condannati a morte. Da allora, gli spettri delle vittime continuano ad aggirarsi tra le sue mura. Dopo un lungo periodo di abbandono, la casa sembra che ultimamente sia stata restaurata. Resta da chiedersi se i nuovi proprietari saranno testimoni di altri fenomeni paranormali, oppure se il mistero della casa si dissolverà definitivamente. Le conseguenze dei nostri delitti sopravvivono a lungo alla loro esecuzione e, come i fantasmi degli uccisi, sempre infestano i passi del malfattore.